Che parliamo oggi? Puglia, sempre la Puglia. Sempre la Puglia, sempre la Puglia, ma in modo particolare queste polpette di melanzane veramente possiamo servirle come antipastino, come però sono anche tecniche completamente diverse, perché le melanzane le possiamo prendere e pulire, giusto? Sì. Loro le mettono, vero? Le mettono come a fare? Le mettono sotto sale. Sotto sale. Ecco, noi prendiamo l'acqua. È così, le tagliamo, le possiamo mettere, ecco, così. Gennaro mette un po' del suo sale, ecco. Però una volta le melanzane vengono messe sottopeso per togliere l'acqua amara. Ecco qua. Allora, una volta fatta questa operazione, noi che l'abbiamo lasciate per quanto tempo? Una notte? Sì, una notte. Ma anche 6 ore bastano all'incirca. Va bene, le prepariamo per la sera e per la mattina. Sì, sì. Una volta fatta l'operazione, le gettiamo in acqua. Sì. Guardate, in acqua bollente, dunque noi le abbiamo già preparate. Sì, perché... allora, scolate, raffreddate e tritate al coltello. Tritate al coltello. Sì. Che noi adesso andiamo a condire. Condire. Allora, prendiamo una ciotola, eccola qui, mettiamo dentro le melanzane, però noi qui abbiamo una melanzana piena di acqua. Allora, mettiamo il pane grattugiato perché assorbe l'eccesso di acqua, e poi il pecorino, questo pecorino pugliese, proprio il canestrato pugliese, che è veramente una cosa meravigliosa, uno degli antichi formaggi più vecchi d'Italia, addirittura viene proprio olio e aceto proprio messo sulle tavole e proprio massaggiato come se fosse una bella donna. Come aromi mettiamo prezzemolo e basilico tritato. Allora abbiamo messo, tritate le melanzane che le abbiamo fatte già asciugare quando le abbiamo fatte bollire, abbiamo messo un uovo, abbiamo messo il pan grattato, il pecorino pugliese, questo canestrato, eccolo qua, e noi andiamo a fare questo impasto, e a questo punto possiamo mettere dentro, perché anche quando la melanzana è calda l'uovo potrebbe cuocersi. Allora, una volta fatta questa operazione, noi andiamo a fare le polpettine, giusto? Sì, sì. Però, ecco. Allora, intanto che prepariamo le polpettine, prepariamo anche il quid. Sì, ma il quid va bene, quid tanto lo preparo io. Okay. Tu intanto fai le polpette, sì. Guarda, siano ben legate. Allora, l'altra volta però pulisci pure il coltello, perché mica te lo devo pulire io. Sì. Allora, andiamo a fare i bastoncini, i piccoli bastoncini che abbiamo messo in acqua acidula, eccolo. Andiamo a prendere le cozze. Le andiamo a aprire. Gennaro sta facendo le polpette, che queste cozze sono un po'. Le andiamo a friggere? Sì, sì, subito. Ricapitoliamo un po', grazie. Ecco. Cozze. Ricapitoliamo, abbiamo messo le melanzane, le abbiamo messe sotto sale, le abbiamo fatte, poi le abbiamo tagliate e le abbiamo fatte sbollentare finché rimarranno morbide. Mettiamo un uovo, pecorino, sale, poi ecco, qui abbiamo le cozze crude, mettiamo una foglia di basilico, olio extravergine d'oliva, sale, pepe, sale, e poi andiamo a fare col mixer. Ecco. Ecco. Le melanzane sono pronte. Sì. Le polpette. Adesso io abbiamo mixato le cozze crude. Dobbiamo trovare la densità della salsa, perché sennò, ecco, grazie. Ecco fatto, bravo, pulisci, mi dai una padellina che facciamo saltare questi gobbi, grazie, un goccettino di olio, eccolo qui, mettiamo le polpettine sopra, prendiamo una cozza cruda. Grazie. Dammi il basilico.
e un po' di cipollino. Sì. Polpette di cozze, tu sta campanello e campanello. Polpette di melanzane. Polpette di melanzane. Melanzane. Polpette di melanzane con una salsa di cozze crude. Lecce, ancora è servito. Ciao, a presto. Polpette di melanzane. Lavare le melanzane, tagliarle, cospargerle di sale e metterle in uno scolapasta con un peso sopra affinché perdano una parte dell'amaro. Farle cuocere in acqua salata, lasciarle raffreddare, strizzarle per bene e macinarle. Aggiungere il formaggio, il pan grattato, il prezzemolo e basilico tritati, le uova, sale e pepe. Impastare bene il tutto, formare delle polpette, infarinarle e friggerle nell'olio bollente. Il tocco di Vissani? Preparare una zuppa fredda di cozze frullate con basilico, olio, acqua di cottura delle melanzane, metterla a specchio su un piatto con erba cipollina e bastoncini di gobbi saltati in padella. Ballamo la pizzica, la pizzica, la pizzica, come si fa? Dove stiamo? Puglia, Puglia. Puglia, ma la pizzica, pizzica è famosa, la pizzica. Pensa che fanno, ma noi non parliamo di pizzi, no, che parliamo? Parliamo di pittule. Pittule, lo sai cosa sono le pittule? No. Pittule sono, sai quando la pasta è lievitata, deborda fuori, no? Sì. È come, ecco, il pizzo che porta fuori, il pizzo fuori dalla camicia. Le pizzule, perché deborda, capito? Deborda. E poi deve essere anche pizza, però loro li chiamano pittule. 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 Allora, dai. Allora, farina e acqua tiepida. Acqua tiepida e lievito. Vai. Facciamo sciogliere il lievito nell'acqua. Fai l'impasto che poi le facciamo fritte, perché ho un quid oggi di quelle meravigliose. Ma perché non ha fatta passa bene? Lo dovevi squagliare bene, ma sei terribile, guarda. C'è poco tempo. Dai, ma poco tempo, perché dici così? Un su. Pizzico di sale. Sempre la pizzica, il pizzico, il pittule. Dai, oh, dai, andiamo avanti. Senti, bisogna impastare sempre, mi raccomando, la pasta sempre con certa rapidità, vedi come lui in manuale, così. Ma è gennaio, ma a Napoli fare queste cose? Ma come no? Sì, dai, va, andiamo. Allora, mentre che Gennaro sta impastando le pittule, perché è una pasta lievitata, deve essere riposata, prendiamo un taccio di baccalà di salato, che delle volte, e lo gettiamo così in acqua, vero? Sì. Acqua acidula, però io ci metto pure un'altra cosa, guardate qui, anice stellato, via, anice stellato per dargli un profumo, così, l'anice stellato, mettiamo un goccettino d'olio, poco, e un po' di aromi, basilico, nepetella, quello che avete più a portata di mano. Mentre che Gennaro sta preparando le pittule, che è una pasta lievitata, sì, e riposata, sì, dunque si deve raddoppiare del volume, per avere una certa rapidità, questa pasta, che è una pasta liscia e morbida, potete fare una croce e buttarla in acqua tiepida. Quando viene a galla è pronta per la lievitazione. Un piccolo segreto, il baccalà è quasi pronto, però noi le pittole le abbiamo già preparate, sì, perché allora, se no non avremmo potuto la possibilità. Si può mettere una boule, coperta, sì, con del film, della pellicola, e si lascia riposare. Ecco, pellicola. O con un torcione bagnato, ecco, evitando la pellicola. Bravo. Perché Gennaro ha detto la pellicola, il torcione bagnato, perché si forma sempre come la pasta di casa quelle piccole crosticine che noi le vediamo e quando le stendiamo ce le riportiamo sempre appresso. Lo sbaglio, non è che lo perfezioniamo, ce lo riportiamo sempre, vero? Sì. Allora, Gennaro ha già fatto lievitare, quando guardate, l'ha di volume. Con il cucchiaio, falle più grandi, sei terribile. Io abbasso la temperatura del baccalà, eccolo qua, brava. Brava, adesso sei passata pure femminile, brava Gennaro. Gennaro, scusa, ma vedo che sei in difficoltà per friggere. Io il baccalà, ecco, guardate, lo tolgo dal fuoco perché è già, come si può dire, è come una bella donna, devi dire compatta, perché quando comincia a passare gli anni si sfa. È così il baccalà. Io vi voglio fare una proprio... Queste sono quelle già pronte. Il baccalà, dov'è? Il baccalà ha preso tutti i suoi aromi, guardate, eccolo qui, vedete, guardate, eccolo qua, guardate come si sfoglia, come un mille foglie, eccolo qui, guardate l'apertura, eccolo qui, è bellissimo. Allora noi prendiamo il nostro coltellino e andiamo, dice, come facciamo a fare un mille foglie? Eccolo qua, mille foglie, ecco, vieni qua,
Guardate come si sfoglia bene il baccalà, guardate, che meraviglia. Così, così, ecco, prendiamo liquore di cacao in modo da poterlo inzuppare, perché inzuppare bene, nel senso che possa rimanere morbido. Ecco, mettiamo il nostro baccalà irregolare sopra, eccolo, guardate. Scusa, dov'è? Vieni? Ecco, dai, bagnalo, bagnalo, bagnalo bene, bagnalo bene. Il baccalà si sfoglia come un branzino, guardate che roba, non c'è bisogno. Poi un baccalà particolare, sentite il profumo del cacao, il profumo dell'anice stellato. La salsa è qui, Ecco, tutte, bravo, bravo, vai. Va bene così? Dove? Lascia fatta così? Sì, sì, metti un po' di sale, un po' di pepe, vai. La salsa è di... Aspetta, aspetta. Questa è una salsa ottenuta da rape bianche e acciughe sotto sale. Acciughe sotto sale, guarda che meraviglia. Metti l'olio, vai. Metti, dammi un rametto. Si può di sale? Sì, dammi un rametto. E anche qui la Puglia con le sue pittole, con i bordi di camicia. Ah, hai messo il sedano, va bene. Ecco qua, grande Federico II in Puglia, pura Puglia, il senator Mundi. Pittule. Mettere la farina in una ciotola, fare un buco al centro e in un angolo mettere un cucchiaino di sale. Sciogliere nell'acqua tiepida il lievito di birra. Versare l'acqua e il lievito nel buco della farina. Impastare il tutto, coprire con un panno e lasciare lievitare per circa 2 ore in un posto caldo. Quando l'impasto ha più o meno raddoppiato il suo volume, prenderne un poco alla volta e friggerlo in olio bollente. Quando le pittule saranno dorate, scolarle, passarle su carta da cucina e servirle. Il tocco di Vissani? Preparare una millefoglie con le pittule affettate bagnate con liquore al cacao, del baccalà a sfoglie, precedentemente lessato in acqua aromatizzata con anice stellato, maggiorana e nepitella, e guarnire con una salsa ottenuta frullando rape bianche lessate, brodo e alici. Eccoci, eccoci, siamo nel dessert leccese. Tu pensa che questo dolce, Gennaro, addirittura le politiche agricole hanno detto che il dolce del leccese della Puglia è... Le pasticciole. Lo siamo andennato nel 1745. In questa pasticceria a Scaloni, questa pasticceria galatina, questa pasticceria a Scaloni, pensa che lui faceva in questi stampini di rame, proprio... sai, era una festa, non sapeva cosa fare, c'aveva un po' di scarti, un po' di rimusigli, si è inventato questo pasticciotto che un po' rassomiglia un po' al bocconotto, no? Sì. Nella sua forma. Allora tu hai messo zucchero, farina, facciamo a fontana, vai, strutto, strutto, poi... E torrido. E rossi d'uovo. Limone grattugiato? Sì. Ah, non era possibile che mancava, vai, vai. Questi sono già dosati, vai, che io giro. Intanto che devi preparare la frolla? Sì. Lavoriamo lo zucchero con i tuorli d'uovo, sì, per la crema. Allora, però questa qui vedi, lui sta, ha fatto zucchero, farina e uovo. E tuorli d'uovo. E tuorlo d'uovo. Una volta fatta questa, noi andiamo a prendere un mattarello, vero Gennaro? Sì, mattarello, mattarello, eh? Mattarello. E cartaforno. E cartaforno. Abbiamo preso uno stampo dove abbiamo messo burro e farina, eccolo qui, vedete? E andiamo. Eccola. Io faccio così, la vado proprio a debordare proprio sopra lo stampo. Una volta che il latte è bollito, iniziamo a preparare la crema. Ma io intanto vado a preparare il mio quid. Ci metto una buccia gialla, la parte gialla del limone. Riprendiamo il nostro tagliere. La nostra crema è pronta. Vai, mettila sul bocconotto. Noi facciamo un pesto. Allora, cambiamo. Questa è pronta, ma è calda. Bene. Quindi mettiamo quella fredda che abbiamo, sì, preparato. Che ci mettiamo qui? Allora, basilico. Dammi una foglia di basilico, poi. E pasta frolla. Basilico. Eccola qui, la pasta frolla qua. Pasta frolla, buccia di limone, olio di oliva. Sì. Pasta frolla, basilico e aiutiamo il tutto con un po' di brodo. Bene, bene. Tu devi farcire. Sì. Facciamo il bocconotto. Facciamo un piccolo pesto. Dai, non ha fatto ancora sta crema? No, no. Fatto, no.
guardate, ecco qua questo piccolo pesto che sto facendo, e lo andiamo a passare. Tanto è pronto il, pronto il coperchio. Qua. Il passino, eccolo qua. Pronto? L'hai fatto? Allora andiamo a passare, eccolo. Eccolo, guardate. Intanto io copro il boccone, sì. Il pasticciotto. Copilo, bene, lo mettiamo in forno a, sì, quanti gradi? 170 gradi per 12 minuti. Bravo. E poi a 200, mettiamo il forno a 200 per, fino a quando non sarà dorato. Che noi l'abbiamo già, sì, preparato. Noi prendiamo una piccola casseruola, eccola qui. Dopo aver fatto, ricapitolando, il... eccolo qua. Pasticciotto. Allora, il pasticciotto, guardate, con la chiara d'uovo, guardate che colore particolare che prende, è come una croccantezza, ma dentro abbiamo messo la crema. Delle volte sono quello che noi vogliamo mettere. Allora, il piatto prendiamo questo, maestro? Sì, sì. Che ci ha messo sopra? Menta. Menta? Sì. Menta, vai. Mettiamo una piccola insalatina di banane e uva vicino. Dentro la salsa. Araba rossa, di rosso. Dammi araba rossa. Filo d'olio sull'araba. Sì, sì, olio e pepe. Oh, eccolo qua. Ah, il fondente, scusa, è vero, scusa, è il fondente. Il campanello. Il campanello. Il campanello, beh, volete venire ad assaggiare? È un po' un quid diverso, ma ci fa sempre sognare la Puglia. Grande Puglia, grande il Salento, che meraviglia. Pasticciotti. Preparare la pasta frolla e farla riposare 30 minuti. Far bollire il latte insieme alla buccia di limone e a un pizzico di sale. Sbattere i tuorli con lo zucchero e la farina setacciata. Diluire con il latte caldo a filo e far cuocere la crema finché si sarà addensata. Togliere la buccia di limone e far raffreddare mescolando ogni tanto. Stendere la pasta frolla a uno spessore di 7-8 mm. Imburrare degli stampini circolari e spolverarli di farina. Con la pasta frolla coprire fondo e pareti e bucherellare con le punte della forchetta. Riempire di crema pasticcera e chiudere con un altro pezzo di pasta frolla. Spennellare con il bianco d'uovo, mettere gli stampini in forno a 170 gradi e far cuocere per 10 minuti, quindi aumentare a 200 gradi e far cuocere fin quando la superficie sarà color ambra chiaro. Il tocco di Visciani? Preparare una salsa con olio, brodo, sciroppo, buccia di limone, basilico e pasta frolla pestati nel mortaio. Mettere in un piatto un pasticciotto insieme a un'insalatina di banane, rape rosse, uva e una grattugiata di cioccolato fondente e guarnire con la salsa. Cosa prepariamo oggi? Via, 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 rapido. Maccheroni con ricotta forte. Con quale maccheroni? Cosa intendiamo per maccheroni? Sono diversi, sono fatti a mano. Sì. Con una farina di grano tenero e farina di... Arza. Sì, sì. Oggi aggiungeremo un po' di panna. Sì. Abbiamo già messa nella ciotola. E aggiungeremo dei pomodorini freschi invece, allora, che salsa di pomodoro. Allora, partiamo con la salsa che facciamo giù. Tipicamente del Salento, sì, questi maccheroncini. Io intanto mi sto preparando il mio quid. Guardate, delle volte noi compriamo le nostre seppie, che sono giganti, che delle volte mi dice: ma che cosa ci facciamo? Io, una volta che facciamo questa cosa qui, mettiamo una marinatura, perché gli dobbiamo togliere un po' il discorso del pesce, perché la seppia è che è un pesce molto forte. Fermo, fammi vedere. Olio extravergine d'oliva, sì, uno spicchio di aglio. Sì. Perché il pomodoro non ha spaccato in quattro? Solo in quattro. No, in due. E dopo ti chiama la pelle, no? Sì, ma basta uno. Uno? Uno. Basta. Uno. Allora. Un nocino. Sì. No, io volevo una ciotola. Ecco, prendiamo queste qua, queste due. Sì, sì. Grazie. Allora, mettiamo in un recipiente anche una ciotola a casa. Perché, scusa, dammi una ciotola più chiusa, per piacere. Grazie. Ecco. Mettiamo il nocino. Ecco, bravo, bravo.
metto un cappero, lo possiamo anche tagliare, perché queste marinature ti danno il sapore al pesce e non si rovina. Un po' di, scusa, sale, pepe, olio. Allora, sale, olio, dov'è? Qua. Olio, eccolo qua. Sale. Olio. E un po' di pepe. Ci metto uno spicchio di aglio e una foglia di alloro. Eccolo qui. Aggiungo la ricotta e la panna. Ecco. Va bene? Panna, poi? E ricotta forte. Metti la ricotta forte. La ricotta forte è molto forte, può mantenere veramente tantissimo tempo. È un equilibrio tra la panna e la ricotta forte, ci deve stare. E poi il pomodoro. Metti un po' di pepe. Allora, mettiamo giù i nostri... Vai. Hai salato l'acqua? Sì. Gena? Grazie. No, scusa, togli questo. Ah, per passare? Sì. Vai. Guardatelo, cioè quando voi vedete che si sta leggermente sganando, purtroppo ci dovete mettere un po' di acqua. Allora, vediamo che sono quasi pronti. Questi sono i maccheroni del Salento con il grano di farina arsa. Vai. C'è questo profumo di ricotta forte. Formaggio? No. Niente, così, niente? Così. Sì, giusto. La seppia, allora li facciamo montare. La seppia, prendi un piatto. C'è il sale e il pepe, hai messo, vero? Il pepe no. Vai, ecco qua. Adesso dobbiamo comporre il piatto, vero? Sì. Allora. La seppia? La seppia me la metti in giro. Vai, vai, vai giù con le mani, tranquillo. Vai. Così. La pasta sopra? Sì. Ah, mandarini cinesi? Sì. Ce l'avranno a Lecce, sì? Beh, sono cinesi. Belli, 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 beh, ecco. E non li mettere tanti, eh? Basta ancora. Vai, che ci possiamo mettere sopra? Le piace la cipollina, eh? Però, scusa, c'è la maggiorana, c'è il coriandolo, c'è l'estragone e il cerfoglio? Non c'è? No. Vai, allora. Questo com'è? Sono maccheroni con la ricotta forte. Maccheroni con la ricotta forte del Salento. Salento. Le donne nel Salento sono bellissime. Maccheroni con la ricotta forte. Impastare le due farine con acqua fino a ottenere un composto omogeneo e compatto da cui ricavare dei maccheroni lunghi e sottili, da tagliare a una lunghezza di 5 cm circa. Pulire una seppia, tagliarla molto fine e metterla a marinare per 4-5 ore in una ciotola con nocino, un cappero, aglio, alloro e pepe. Far scottare i pomodorini in una padella con olio extravergine d'oliva e uno spicchio d'aglio. Aggiungere la panna e la ricotta forte. Aggiustare di sale e di pepe. Lessare la pasta al dente, trasferirla nella padella e manticarla bene. Il tocco di Visciani? Disporre in un piatto i pezzetti di seppia cruda sgocciolata dalla marinata. Mettere intorno mandarini cinesi tagliati a metà. Versare i maccheroni e guarnire con olio extravergine d'oliva ed erba cipollina. Umidire, avere per un fare la crosticina... Per non fare la crosticina.